Diretta da Giffoni con la compagnia PNT Piccolo Nuovo Teatro Atmo. Recentemente avete aperto una scuola per formare degli artisti di strada. Qual è la preparazione che un bambino deve affrontare e come valorizzare una figura che è comunque di secondo piano in Italia? Mi viene ad esempio in mente in Inghilterra posti come Covent Garden a Londra e non esistono in Italia. Ma come spesso succede a noi italiani, in realtà la storia è con noi, cioè nel senso dai tempi della commedia dell'arte il teatro di strada nasce in Italia e poi si trasferisce, tanto studio avvenuto nel teatro di strada si trasferisce nel teatro. Noi del Piccolo Nuovo Teatro siamo una compagnia di teatro di strada con al suo interno un personale molto variegato che viene dal teatro di sala, dalla commedia dell'arte, dal teatro di strada. Quindi la scuola è in realtà il fulcro della nostra propria politica. Noi stiamo cercando di portare il teatro di strada a conoscenza del bambino, per il futuro, del futuro. E allo stesso tempo stiamo cercando di portare nel teatro il teatro di strada, e abbiamo iniziato proprio dal teatro ragazzi. Infatti uno dei due spettacoli che sono stati presentati sono proprio due esempi di teatro di strada portato nel teatro. Per quello che riguarda la formazione, ora tenendo presente questo concetto, la formazione che affronta il bambino è variegata e precisa. Si va dallo studio della maschera, alla recitazione, allo studio di quelli che sono gli elementi del teatro di strada che caratterizza la nostra compagnia, quindi l'equilibrismo, la giocoleria, il trampolo, che è proprio l'essenza della nostra compagnia, è proprio la storia, il tutto però molto amalgamato. Quindi lo studio della maschera sul trampolo, lo studio della recitazione sul trampolo, lo studio della giocoleria, dell'equilibrismo applicata però ad una recitazione teatrale e così via. E quindi quello che si ottiene alla fine è per il futuro il tentativo di formare un attore, un performer nuovo, che forse ancora non si è visto, in grado di mixare quelli che sono i tempi, i ritmi del teatro di strada, che sono ben diversi dal teatro normale, dal teatro di sala, e le sue caratteristiche principali, e di portarle all'interno del teatro e nel teatro di strada. Anche perché, ci aggiungerei, visto che siamo in tema di festival di cinema, sarebbe bello immaginare come voi qui presentate un festival di cinema dove nessuna forma artistica è assente, che anche noi nella nostra idea di teatro ci fosse una cross-medialità e quindi si potesse parlare di teatro senza dover parlare di teatro di strada, di circo, di teatro di prosa, teatro di maschera, ma che fossimo noi e i nostri allievi a essere portatori di una nuova forma di teatro, che è un'idea di teatro completo. Voi avete portato qui due spettacoli, il primo si chiama Circo in scatola e vede i protagonisti ispirati a dei personaggi di Fellini. Secondo voi come mai questo tipo di teatro e anche di cinema ha perso appeal verso le generazioni più giovani? Allora, per quanto riguarda il Circo in scatola, poi nel corso del tempo si è un po' modificato e del personaggio felliniano è rimasto soprattutto, vabbè, il momento in cui io cerco di far vedere quello che è poi il personaggio di Gradisca. Però in generale siamo noi due, gli interpreti del Circo in scatola, ultimamente l'abbiamo rivisto un po' tutti insieme, ognuno venendo dalle proprie discipline o comunque sia da un percorso artistico differente, abbiamo cercato di mettere insieme, come diceva prima Valeria, vari stili e le nostre personalità. Per esempio noi veniamo più dal circo e quindi abbiamo introdotto la giocoleria, l'acrobatica e tutto, però senza tralasciare l'aspetto teatrale, quindi quello che poi vogliamo e si vuole trasmettere, il circo e scatola come una grande scatola che dà vita a due personaggi, al personaggio principale e a quello inaspettato,
che esce fuori e che poi trova il suo spazio all'interno di uno spettacolo, all'interno di una scena, e viene catapultato fuori da una scatola e insieme al protagonista porta avanti la storia. L'altro spettacolo invece si chiama È proprio dolce la tua casa, e rivisitando la fiaba di Hansel e Gretel costituisce comunque un monito per gli adulti a valorizzare, a prestare più attenzione verso i propri figli. Ieri Patti Smith nella sua masterclass ha parlato di questo argomento, sostenendo che la sua migliore insegnante sia sua figlia di 25 anni. Io volevo chiedere, secondo lei, quanto noi giovani possiamo dare sia come valori che come insegnamenti alle generazioni più vecchie? Ah beh, questo è un argomento meraviglioso, quello che mi poni in questo momento. Secondo me voi giovani avete tantissimo da offrire per quanto riguarda le generazioni che vi hanno anche concepito e che prima di voi hanno fatto dei passi importanti, che forse necessitano di vedere altri passi importanti, decisi, anche per una tranquillità proprio a livello familiare, anche per essere tranquilli nei confronti dei figli che sono stati messi al mondo e che al momento sembrano un pochino tutti confusi, allo sbaraglio. E io penso che in questo momento anche la forma artistica aiuti molto ad indirizzare verso queste direzioni, perché comunque sia si acquista una consapevolezza del proprio essere e di tutto ciò che si vuole, che è molto 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 rassicurante anche nei confronti delle generazioni che ci hanno preceduto, perché vedono un valore in tutto ciò, ed è quello, ed è questo quello di cui abbiamo bisogno, di valori, dei valori, di punti fermi e di cose in cui credere. E che cosa c'è di meglio che credere nell'arte o comunque nel sogno, perché sognare comunque non costa nulla, e quindi... Bene, io vi ringrazio per la vostra disponibilità e mi fate un saluto a tutti quanti, agli spettatori, a Visionaire. Ciao tifoni!